Ciao a tutti, sono Filippo, lavoro a cambiavalute.ch e in questo breve video vi spiegherò come funziona il servizio. Quali sono le modalità di cambio? A cambiavalute.ch accettiamo solo bonifici bancari, quindi per poter cambiare con noi dovrai essere titolare di un conto franchi ed un conto euro presso una banca svizzera o europea. È importante che i conti siano entrambi intestati a te. Va bene anche che tu sia cointestatario di uno dei due conti o di entrambi. Quanto tempo è necessario per un'operazione di cambio? Un'operazione di cambio può richiedere fino a 2 o 3 giorni lavorativi. Normalmente garantiamo l'accredito al cliente entro 24 ore, massimo 30 ore dal momento in cui notifichiamo al cliente l'aver inviato il denaro cambiato. L'accredito del pagamento però dipende anche dalla banca del cliente, anzi forse soprattutto dalla banca del cliente. Quindi, se la banca ha dei periodi di regolamento particolari, potrebbe succedere che il tuo denaro sia disponibile sul tuo conto, o meglio, sia visualizzabile sul tuo conto al regolamento successivo. Quindi, se noi lo cambiassimo di lunedì, tu potresti vederlo non prima di martedì. Si può inviare denaro a terzi? No. Purtroppo no, con cambiavalute.ch facciamo solo cambio valuta, quindi la persona da cui riceviamo il denaro da cambiare deve essere uguale, deve essere la stessa a cui inviamo il denaro cambiato. Non possiamo fare pagamenti a terzi, un esempio, non possiamo pagare l'acquisto di una macchina per tuo conto. Semplicemente dovremo ricevere denaro da un conto a te intestato e inviarlo a un conto a te intestato. Ci sono costi, commissioni o spese nascoste? No, con cambiavalute non sei soggetto né a costi, né commissioni, né spese nascoste. Mi raccomando, verifica col tuo consulente bancario oppure consultando il contratto di conto corrente che hai firmato che per eseguire bonifici o per ricevere bonifici non ci siano costi particolari applicati dalla tua banca, è molto importante. Che tipo di pagamento devo impartire alla mia banca? Che tipo di pagamento riceverò? Se tu dovessi cambiare franchi contro euro, allora dovrai impartire alla tua banca un pagamento nazionale in franchi. Se invece dovessi cambiare euro contro franchi, allora a quel punto dovrai impartire alla tua banca un pagamento SEPA. Da parte nostra, invece, se tu dovessi cambiare franchi contro euro, invieremo a te gli euro cambiati tramite un pagamento SEPA. Se invece dovessi cambiare da euro a franchi, noi ti invieremo un pagamento nazionale in franchi.